precedente, perché mi collego all'intervento precedente perché ho l'impressione che vado un attimo anche chiarito il quadro istituzionale nel quale, diciamo, opera questa giunta, che a partire appunto dagli anni 90 c'è stato uno stravolgimento totale del sistema istituzionale, dei rapporti tra giunta e consiglio, di quello che diceva prima dello spoil system, del fatto appunto di una dirigenza nominata piuttosto appunto che frutto dei concorsi, del buon andamento e dell'imparzialità. Questo ha determinato di fatto un sistema che io non ho mai amato, l'ho detto sin dall'inizio anche in campagna elettorale, essendo appunto degli eletti della lista Napoli Tua, cioè il fatto che uno squilibrio fortissimo a partire, diciamo, dagli anni 90 a vantaggio della giunta piuttosto che del consiglio, con dei poteri molto più forti del consiglio, della giunta rispetto al consiglio, con un potere forte, troppo forte forse del sindaco, cioè appunto il potere di nomina, di revoca e quindi di determinare in sostanza l'indirizzo politico. Questo è un quadro istituzionale nel quale ci troviamo, un quadro di sbilanciamento a favore dell'esecutivo, della giunta, ma sostanzialmente del potere monocratico. Cioè, ci sta, è una cosa che io, diciamo, da tempo dico che va assolutamente riequilibrato. Ora ovviamente per riequilibrarlo bisogna o cambiare la legge oppure cercare di voci quanto più possibile sul piano della dialettica. Nel programma c'è un punto sul ruolo del consiglio, applicare il programma. Sì. No, ma al di là, diciamo, del programma c'è un problema proprio di norme che sbilanciano a favore, diciamo, dell'esecutivo. Sì, quindi bisogna quanto più possibile sul piano della dialettica politica, del confronto, cercare di riequilibrare ovviamente il rapporto che c'è tra giunta e consiglio, e questo deve passare attraverso uno sforzo principalmente da parte della giunta. Cioè la giunta deve, e l'ho detto più volte, deve quanto più possibile sforzarsi appunto a entrare in contatto col consiglio, con i gruppi, con le commissioni. Io addirittura ho inaugurato, diciamo, lo sanno i consiglieri, un nuovo modo anche di presentazione delle proposte di delibera al consiglio, cioè di discutere le delibere che devono essere approvate definitivamente in consiglio prima di andare in giunta, di discutere preventivamente in consiglio. Così ho fatto per quanto riguarda la trasformazione dell'acqua, diciamo, da società per azioni in soggetto di diritto pubblico, così abbiamo fatto per quanto riguarda il laboratorio della democrazia partecipativa, e quindi cercare, diciamo, attraverso una dialettica, perché poi la sintesi è difficile ovviamente trovarla, il problema è veramente sottoporsi ad una dialettica continua, però appunto in questo quadro, in questo scenario istituzionale che oggettivamente sbilancia, diciamo, i poteri e la determinazione e l'attuazione dell'indirizzo politico sull'esecutivo piuttosto che sul consiglio. Poi ovviamente c'è la questione, diciamo, di una lista non partito, cioè di un soggetto politico nuovo che appunto è Napoli Tua, un soggetto politico nuovo che non ha uno statuto, che non ha un codice etico, che non ha, diciamo, una regolamentazione, ed è questo ovviamente una sperimentazione. Una sperimentazione di uno spazio pubblico, con tutti, come dire, le potenzialità, ma anche con i limiti legati ad un'assenza di regolamentazione, e anche, diciamo, anche col fatto che questa lista, diciamo, in questa lista vi erano all'interno anche, come dire, dimensioni culturali, politiche, sociali, ideologiche differenti. È difficile fare una sintesi, diciamo, di più posizioni che non erano necessarie. Ovviamente sì, cercavano di ritrovare una sintesi nel programma scritto per il sindaco, con il sindaco, ma tu sai bene che non è questo è un punto, può essere un punto di partenza, ovviamente tutto poi va implementato, tutto va vissuto, i processi politici non sono né governati né gestiti, ma devono essere vissuti, i conflitti vanno vissuti, quindi tutto questo ovviamente ha comportato e comporta delle complessità nell'azione, proprio perché ovviamente c'era la volontà e l'ambizione di sperimentare soggettività nuove. Io credo, l'impressione, Vittorio, che forse questo deficit, diciamo, legato al fatto che non ci siano, come dire, delle regole ordinatrici, ma ben vengano che non ci siano attraverso uno statuto, un codice etico, tutto ciò secondo me può essere e deve essere superato attraverso una intensità di rapporti, cioè il fatto che ci sia quanto più possibile, diciamo, ci siano riunioni che devono essere quanto più frequenti possibili, che portano allo scontro, che portano alla dialettica sostenuta, che portano al conflitto, che portano alla critica, ben venga tutto ciò.
e che quindi, insomma, io non mi spavento neanche che ci sia stata una posizione anche forte e formalizzata, che probabilmente è anche, come dire, il punto finale ed estremo di un malessere, diciamo, di alcuni consiglieri che hanno espresso in una maniera forte. Probabilmente mancano, sono mancate delle camere anche di compensazione precedenti, queste sono necessarie. Lo dico perché tutti quanti noi dobbiamo vivere, prima di tutto anche in giunta dobbiamo fare uno sforzo maggiore, diciamo, di una camera di compensazione maggiore, che ci sia una dialettica più forte, più sostenuta. E poi chiudo per quanto riguarda il tema della partecipazione, la tua idea è ancora un'idea un po' antica, scusa se te lo dico, perché è un'idea superata, come se qualcuno ti dovesse dare la partecipazione. La partecipazione non te la dà nessuno. Io ho cercato dopo 8 mesi, diciamo, di battaglia in vari luoghi, in consiglio comunale, in giunta, in municipalità, di arrivare a un atto che è esattamente l'opposto di quelli che dici tu. Tu vuoi ripercorrere il fatto che qualcuno ti deve dare la partecipazione, che ci sia un'entità astratta, politica, qualcuno che ti riconosca e che ti dica partecipa, caro piccolo, partecipa. Non è questo. Quello schema che purtroppo, diciamo per il momento sta sulla carta, ma io ho l'impressione, cioè deve essere vissuto e riempito di anime, perché o viene vissuto e riempito, altrimenti rimane uno schema, ma sta cittadina a questo punto. È uno strumento che è stato dato in mano ai cittadini e la crescita della partecipazione è una crescita lenta. Non è che all'improvviso si diventa la città più partecipata perché ci sta un atto. Allora, oggi si crede e si vuole, però a questo punto non semplicemente continuare a lamentarsi, a sfogarsi, l'idea dello sfogatore, ma credere che ci sono degli strumenti, prendeteli, conquistateli, gli spazi pubblici vanno conquistati col dissenso, col conflitto, ci sono dei poteri là, potete mettere in difficoltà la giunta. C'è la possibilità di fare delle proposte e delle deliberazioni, poi noi dobbiamo avere il coraggio politico di dissentire e di presentarci dinanzi ai cittadini. Occupatevi di questi spazi, più di fare questo in questa fase non si poteva. C'è stato uno sforzo, io da anni detesto questa forma di partecipazione ipocrita e mistificatoria, va bene, che viene messa un po' qua, ma non è questo. A me non interessa, e credo che non interessa al concetto di cittadinanza attiva. O la si conquista, e però l'amministrazione, come dire, si mette in condizione di dare degli spazi, c'è della discrezionalità, dà, diciamo, strumenti che devono passare attraverso il dissenso, il conflitto, la contrapposizione, ma devono essere occupati, devono essere vissuti. E allora ecco che nasce. Io non credo che questo, diciamo, avverrà in 5 mesi, 6 mesi, forse neanche un anno, perché c'è un processo continuo in cui noi ci dobbiamo mettere in discussione, siamo i primi a dover imparare che cos'è la partecipazione, ma questo dobbiamo fare anche i cittadini attivi, perché significa anche finalmente cedere porzioni del proprio privato a vantaggio di interessi generali. Grazie.